E siamo allo sport, al volley, in Superlega. La Nube inizia il girone di ritorno con un successo, nonostante la situazione di emergenza della formazione. Per Paolo Ribalta. La situazione è una situazione permanente, anzi mi viene da dire che no, stringiamo i denti perché bisogna resistere per recuperare e progressivamente sembra peggiorare. Resistere, adattarsi, raccogliere punti. Il 2021 si chiude sempre all'insegna dell'emergenza per la Lube, che ancora una volta sa stringere i denti per battere Padova in 3-7. A 20-17, ancora 20, i parziali dei Veneti. Blengini, senza Osmani e Lucarelli, si inventa un nuovo sestetto. Zaitsev va in banda, mentre Gabi Garcia si riprende il ruolo di opposto. Mi manca ancora un po' di benzina, mi manca ancora un po' di resistenza. Stiamo cercando di mantenere stabile la crescita di questo recupero di questo ginocchio. Dai, di mezzo facciamo anche un po' di banda, un po' di ricezione, un po' di movimenti strani, sicuramente possono aiutare. Un vero laboratorio, la Lube, dove però bisogna sperimentare costretti da referti medici. Civitanova non sottovaluta la leggerezza con cui Padova arriva alle Orosuole e resta sempre in controllo nei 3-set, con gli ospiti che via via scendono di rendimento nonostante le buone prove di Weber e Bottolo. De Cecco MVP, Zaitsev, Gabi Garcia e Ianti in doppia cifra. Il calendario è tambureggiante, mercoledì si gioca a Piacenza, il 2 di nuova Civitanova, non più per i quarti di Coppa Italia che slittano, ma con Milano per l'anticipo della quinta di ritorno di Superlega. Sono settimane difficili, queste settimane proprio abbiamo fatto veramente fatica a allenarci, a stare insieme, poi delle notizie dei infortuni vari no, non sono molto sempre gradite. Vorrei che torniamo tutti, ecco.